pomeriggio ragazze. Allora, volevo fare una riflessione con voi perché oggi vedevo una storia su Instagram che mi ha fatto un po' così riflettere, no? Parlavano del cambiamento quando in una cosa proprio in un posto ci stai male, se in una casa ci stai male, se di non farti spaventare dal cambiamento e cambiare. Ok, tutto molto bello e poetico. Ma quando non puoi, non perché tu non voglia metterti in gioco, ma perché non puoi a livello economico, in primis, perché una volta che se uno è miliardario, uno fa tutto, va dove vuole, trasloca domani, chiama uno che gli fa anche le valigie, se ne frega, perché tanto può e chi se ne frega. Ma quando uno non può, cioè non può. Cosa fare? Cioè, per dire, io vivo davanti a un cantiere da un anno. Quei sacchi bianchi laggiù, ora spero che voi lo vediate. Questo è di oggi. Questo è di ieri, scusate. E questo qua è di oggi. Spero che abbiate visto, se no lo riprendo di nuovo quando faccio. Ok. Le mie prospettive future, se tutto andrà male, e noi consideriamo che tutto andrà male, di avere una copertura di 8 metri per quanto riguarda la parte verso la strada là, tipo quei pannelloni autostradali, avete presente? Tutto chiuso dove passeranno non so quanti treni giorno e notte. Credo una cosa tipo 60 treni e dall'altra parte la metropolitana, quindi forse la parte coperta, forse no, che essendo la stazione laggiù dove vedete quei sacchi bianchi andrà molto piano e quindi non posso manco affacciarmi alla finestra che mi guardano in casa. I soldi che mi vogliono dare, a parte il fatto che non ho ancora visto un centesimo, neanche una proposta, cioè meglio, ho sentito una proposta di 8.000 euro. Non sarebbero mai sufficienti per comprare un'altra casa. Senza contare che questa come pensiamo di venderla, cioè io l'ho tenuta bene, la casa è perfetta, se non ci fosse il cantiere la venderemmo anche bene, ma con tutto questo casino la possibilità di non venderla è molto alta. E quindi cosa faccio? Accoppo mia suocera così vendo la sua? Ragazze, no. Quindi io mi chiedevo, tutto bello e carino, l'idea è precisa, se non stai bene, prendi, parti, vai, cambia lavoro, cambia. Allora io vivo a Genova. Cambiare lavoro non è una cosa facilissima, devi essere molto specializzato in una determinata cosa e molto raccomandato, perché se no, lo scordi. E poi mettiamoci a livello, economico. Per quanto, allora, chi ha monostipendio o chi ha figli, anche se avete due stipendi, tre, quattro, beati voi, se avete dei figli, sapete che l'imprevisto è dietro l'angolo, cioè dietro l'angolo. Poi anche una coppia può avere un imprevisto, ma quando avete due, tre figli, ad esempio. Noi ci siamo fatti il gruzzoletto. Avete presente il film Up? Quando loro due mettevano sempre da parte i soldini per questo sogno che avevano di andare in queste cascate, tutte le volte rompevano sto salvadanaio. Quando l'ho visto, a mio marito ho detto: la storia della nostra vita. Ecco, allora abbiamo messo via un pochino di soldini con la tredicesima e tutto quanto. Abbiamo messo via i soldi per i viaggi a Torino, per l'intervento, l'albergo, lo stare lì, il mangiare lì e tutto quanto. Se non che mia figlia è caduta dalle scale. Ok? La caduta dalle scale ci è costata, a sapere la portavo al pronto soccorso, ma pensavo fosse solo una slogatura, fisioterapista, l'ortopedico, l'ecografia e i raggi, ortopedico, ecografia e raggi, tutti privati, l'assicurazione non ci ha passato nulla perché ci voleva il referto del pronto soccorso, la prossima volta la porterò al pronto soccorso anche per un'unghia rotta, basta saperlo. Non c'era posto col servizio sanitario nazionale prima di un mese e mezzo,
E quindi cosa fate? Prendete il martelletto, rompete il salvadanaio, prendete i risparmi. Tra una cosa e l'altra sono stati 600 euro, ok? In un mese e mezzo, più o meno. Più o meno, sì, più o meno. Un mese e mezzo perché la fattura, la fisioterapia me l'ha fatta alla fine del mese, perché era un nostro amico, ha detto te la faccio alla fine del mese così paghi un bollo solo, invece che farli tutti insieme, una volta per, una volta. Ok? In un mese neanche. Voi capite che una famiglia con un solo stipendio, per quanto io stia attenta e metto da parte, ci abbiamo fatto a fare tutto, però sarebbe molto bello lasciare tutto e andare. Cioè, io me lo sogno la notte di lasciare questa casa e questo posto e questa situazione. Ma, e allora mi chiedo, cioè, che senso ha certi video, certe cose, certe. Lo premetto che non cerco questo tipo di video perché mi deprimono e basta. Sono tutte esperienze di persone piene di soldi che, ma sì, cambia, ehi, perché vivere una vita triste? Ma la vita vera è questa, quella dove il 99%, 90, siamo ottimisti, dove il 90% delle persone non può neanche se vuole, neanche facendo sacrifici. Io magari fra 30 anni riuscirò a cambiare casa a 70 anni e sarò felice di avere la mia casa e me la godrò quanto? 10 anni. Intanto 50 anni della mia vita li ho passati davanti alla metropolitana, al treno, al cantiere. E quindi, cioè, secondo voi a 70 anni uno c'avo, io non so se ce l'avrei voglia a 70 anni di cambiare. Mia madre ha cambiato casa a 64 anni, vado a vivere in campagna. Non tanto per un discorso, la mia voglia della mia vita è andare a vivere in campagna. Sì, il suo desiderio era anche quello, ma ritorniamo sempre lì. Una pensione da reversibilità in una città con un affitto da pagare, perché mia madre non ha una casa di proprietà e ha un affitto da pagare, più della metà della sua pensione, ciao ciao, e quindi è andata a vivere in una casetta tipo rustico in campagna dove paga un affitto irrisorio perché lì è un affitto annuale pari a poco più di 100 euro al mese. No, sono giusto 100. Ecco. Anche per te, ragioni economiche. E mentre all'inizio si lamentava perché doveva comprare la legna e i pellet, ora è ben felice di non pagare la bolletta del gas perché ha la casa più calda della mia e spende anche meno. Ma questo non vuol dire che lei sia felice come una Pasqua. Ragazze, perché la spesa online, se adesso ha trovato chi gliela porta, gliel'ha detta per telefono e gliela porta. Se no, gliela dovevo portare io ogni mese quando andavo su, perché adesso lei non riesce a camminare. Vorrebbe andare a fare un giro in qualche negozio, ma non può perché qualcuno ce la deve portare e comunque cammina col bastone e fa 3 passi. Poi deve andare con la mascherina lei non riesce a sopportarla, ergo non esce di casa, sta davanti a casa nel suo giardinetto, confinata lì. Quindi siamo passati dall'essere in prigione qui all'essere fondamentalmente in prigione là. Certo, io non mi posso affacciare alla finestra, lei va in giardino quando vuole, tra parentesi. Però mi chiedo, secondo voi è fattibile? Basta, lascio tutto il sogno della mia vita da un'altra parte o è cosa per poche persone? Per pochi fortunati. Secondo me, questo discorso da prendo tutto mollo e vado si può fare se si ha due stipendi e non si ha figli. Perché nel momento che si hanno dei bambini, tutto è difficile, là dove dal non voglio lasciare i miei amichetti. Freghi, ne trovi degli altri. Una mia amica l'ha fatto. Ah, te ne trovi degli altri. La bambina ha sofferto di depressione per 2 anni, quindi ci ha dovuto pagare lo psicologo. Non è così facile. Se un bambino è molto piccolo, prima dei 3 anni è tutto molto più facile, ma quando un bambino ha 6, 7, 8 anni, portarlo via dal suo ambiente in un posto sconosciuto, lei ha cambiato città, è andata proprio dall'altra parte, in Romagna, dalla Liguria in Romagna, fate conto. La bambina ha avuto dei problemi, ne ha risentito. Quindi, lasciamo tutto e andiamo. Secondo voi? Secondo me è privilegio di pochi. E non è neanche giusto incoraggiare, nel senso, ma sì, se ti fa stare male, basta, devi farlo. Secondo me ha più senso un ragionamento del se una cosa ti fa stare male,
vedi cosa puoi fare per riuscire a stare meglio, ok? Io qua sto male, quindi cosa sto facendo per riuscire a stare meglio qui? Sto curando l'interno di casa perché l'esterno. IKEA, tutta la vita dove con IKEA, dove grazie a IKEA con 35 euro ho comprato il comodino nuovo, il letto del mondo convenienza e con 400 euro scarsi ho più o meno rinnovato la camera da letto. Un po' di pittura che in camera ha dato mio fratello, mentre nel resto di casa ho dato io come mia prima esperienza di pittura e non è manco venuto male, vi dico la verità. Perché questo potevo fare? Perché non potevo permettermi neanche l'omino che mi veniva a dare il colore. O meglio, l'abbiamo pagato per la cameretta perché veniva giù un muro, sono spaccati i mattoni, io quello non lo so fare. Quindi non posso spendere 300 euro a stanza in questo momento, in quel momento non potevo spenderlo, ma volevo cambiare casa. E meno male che non li ho spenti, mi sono arrangiata perché si sono rotti i condizionatori. Quindi quei soldini che io avevo messo da parte, ci abbiamo comprati i condizionatori nuovi, perché non è che se voi comprate una casa va tutto bene. Allora io ho speso 50 milioni delle vecchie lire, abbiamo ristrutturato casa, abbiamo comprato tutti i mobili, avevamo le coperte nuove, le lenzuola nuove, gli elettrodomestici nuovi, tutto bello. Per i primi 10 anni siamo andati più o meno bene. Dopodiché cominciano a rompersi gli elettrodomestici. E all'epoca si era rotto solo la rasoio e il forno. No, poi si era rotto anche il frigo, poi lo frigo l'ho cambiato di nuovo, questo è il terzo, il forno l'ho cambiato di nuovo, questo è il terzo. Capite che poi nel corso degli anni, cioè è un discorso di ho appena comprato casa, ho messo su tutto, sono a posto per i prossimi 10 anni. Ma fra 10 anni tu devi tenere conto che ti si romperanno le cose. E ci sarà il frigo da ricomprare, il forno da lavorare, la lavatrice da ricomprare, la macchina da ricomprare, perché noi le macchine le portiamo fino alla morte, ma questa ha già 15 anni e prima o dopo bisognerà cambiare anche la macchina. Io spero più che sia un dopo che non un prima, però lascio tutto e vado. Ok, vado dove? Ho una casa che al momento non ha un valore, cioè, o meglio, ce l'ha, ma non dico zero, poco. Anche la vendo, dove vado? Non mi posso permettere di comprare un'altra casa. Quindi cosa faccio? Mi butto dalla finestra? No, allora, capiamoci. Io sono dell'idea che certe cose non sono fattibili e uno non si deve deprimere. Perché io a sentire certe cose subito, subito mi sono depressa e poi mi è venuto un attimino il nervoso. Ho detto, voglio parlarne anche con voi, cosa ne pensate? Perché secondo me sono discorsi stupidi. Se io ho la possibilità e ho un sogno, un desiderio, non ho bisogno di te che vieni e mi dici, ma sia secondo i tuoi sogni se stai vivendo male, lo so anche io. Io ho bisogno di una persona che mi dica, stai male, non puoi, cosa puoi fare nel tuo piccolo per stare un pochino meglio? Cioè, analizziamo le cose in maniera diversa, ok? Io voglio cambiare casa, non voglio stare davanti a un cantiere, ma non posso cambiare casa, ok? E quindi cosa faccio? Mi taglio le vene? No, continuo a sognare. Sì, non è proibito. Non è proibito sperare che un giorno le cose vadano meglio. Ma nel frattempo, che faccio? Nel frattempo faccio quello che posso fare. Ad esempio, mio marito mi dice, compriamo solo cose che possiamo eventualmente portarci via se cambiamo casa, il resto lo teniamo finché proprio non se ne può fare a meno. Il mobile del bagno, ragazze, 23 anni, già ya ha più. Il fondo si sta tutto sbriciolando. Ci ho comprato una carta adesiva e ce l'ho messa. Non è un bel lavoro perché essendo che si è gonfiato e a ondine, anche quella nuova è a ondine, ma ci metto il tappeto davanti, non si vede e non mi sbriciola per terra. Ok? Se io decidessi di voglio restare qui, allora magari cambio il mobile del bagno pian piano. IKEA, Mondo Convenienza, non sono prodotti meravigliosi, ma se al momento questo la mia finanza mi consente, grazie IKEA che esisti. Ok? Se no, cosa facciamo? Non ci deprimiamo. Potrebbero andare meglio le cose, come potrebbero restare sempre così. Ma nel nostro piccolo cerchiamo di vivere la vita nel modo più felice, spensierato possibile, senza
questi pseudo guru, no, se non sei felice, se non sei felice, ma se non ho alternativa, gioia mia, che devo fare? Non mi posso sparare, sono viva, non sono sana, ma cerco di fare del mio meglio nonostante i miei problemi fisici e cerco di vivere in maniera un po' più la vita in maniera migliore, nonostante i problemi che tutti abbiamo, nonostante i pensieri che tutti abbiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, guru sì, ma con discrezione, con attenzione, cioè. Non prendete oro colato tutto quello che dico, analizzate la vostra situazione e cercate di essere felici nel vostro piccolo di quello che avete, anche se è difficile. Io ci sono giorni che sono contenta e dico, vabbè, pazienza, ci sono giorni che mi sparerei. Non tutti i giorni sono uguali, ma c'è qualcosa di buono in ogni giorno, diceva una frase che ho letto. Ed è vero. E certi giorni mi metto ad analizzare quella piccola cosa buona che magari c'è stata durante quel giorno. È successa una cosa piccola, piccola e buona? E sì, e allora sono felice per quella cosa piccola e buona. Ok? Quindi, guru entra, guru esce, pensiero positivo sempre, ma adatto alla mia situazione. Se non posso fare niente di eclatante, faccio piccoli passi, piccole cose che mi possono rendere felici anche se la mia situazione non cambierà mai. Ma non per questo ci deprimiamo fino alla morte. Giorni positivi, giorni negativi. Buona giornata.